là, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Siamo su The Gunk. Con The Gunk inaugureremo una rubrica, se così possiamo dire, che si chiamerà Episodio 0. Servirà per non tanto per vedere a voi come il titolo, quanto più a me per capire se voglio giocarlo tutto o semplicemente se voglio provarlo per un primo episodio, per l'appunto l'episodio 0, e poi lasciarlo. Quindi partiamo subito e vediamo un po' se mi può piacere a tal punto da fare una serie completa. Hey Bex, anything on the scanner up there? Ah, the signal's gone and I'm getting a bellyache just thinking about the fuel expense of landing on this dud. Sure, we thought we'd already be on another delivery job. But that energy spike definitely came from this place and I'm already geared up back here. All right. Approaching drop point. You secured? All right, hooked up and... Oh, damn it. The power glove's acting up. Again? What'd you use to mend it? Super glue? Super glue? Why not just solder it? Because we're out of zinc or the alloy. I used the last rod to patch up the hydro spanner. No solder rods? No coffee? Only one beer left? Sick of having gruel for lunch. Being poor sucks. All right, here we go. I don't like this weather. Pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. Hey, our dust bunny's tough. If she could talk, she'd say she wants us to land and go explore. No, you want us to land so you can go explore. One up to you, Captain. Since when am I the captain? We took the loan together. We both have to pay the mortgage. Ok, ragazzi, allora, vediamo un po'. Ho messo i sottotitoli molto grandi, come potete vedere, poi magari nei prossimi episodi, se ci saranno dei prossimi episodi, li metterò un pochino più piccoli. Ma per ora l'ho messi molto grandi. You feel like analyzing some scan data? That's what we're here for. Scan away. Ok, vediamo come si fa a scannerizzare. Just a basic composite of silicate. No energy reading to speak of. So we can't sell it? Not unless we find a million of them. Ok, quindi roba inutile. Una struttura di cristallo, ma niente di particolarmente utile. Non so se ci saranno dei combattimenti in questo gioco. What in the world? Huh, a blob of gunk. Yeah, that's an apt name for it. Can you scan it without getting too close? I don't know what's in it. Looks like snot. If it is, I don't want to meet the thing that... Keep your mask on. Seems to be some sort of organic compound. Luckily, I don't think it's snot. Think you can use your glove to clean it up? All right, what do you say, pumpkin? Can we clean it up? Ok, possiamo quindi risucchiare questa melma dal colore rossastro e nero. Dovrebbe essere un titolo molto di esplorazione, più che altro. Wow! It's beautiful! Interesting is what it is. Give me that data. Get super glue in the scanner? 100%. Why? The pattern kinda looks like the signal we got before, just weaker. If the reading is right, this stuff's got some energy potential. For real? Keep your head screwed on. This
puddle's not much to write home about. But if we can find a bigger deposit, I think we should look for a place to land. Sweet! Light the way! Perfetto, andiamo a vedere di esplorare, andiamo ad esplorare questa zona di atterraggio. Il titolo mi ha subito, diciamo, impressionato quando ho visto il trailer, perché sembrava avere comunque una... Not getting through here. More gunk on the other side of these nasty vines. Sembrava comunque avere una grafica abbastanza carina, insomma, per essere comunque un gioco a basso budget. Ed effettivamente devo dire che lo ha. Ha un qualcosa di strano. If we find more of that substance, our parties might be over. I could get a garden of my own back home. What would you do? Pay our bills? I meant after that. I know. But I don't dream big until I know it's within my reach. A dream, Bex, is something that's out of our reach. Otherwise, it's called an option. Mi fa un po' strano la conformazione del personaggio, che è molto basso e tozzo. Però non è male dal punto di vista grafico. Penso che dobbiamo esplorare veramente tanto, un po' alla No Man's Sky. E vediamo cosa riusciamo a trovare. Io qua, cioè, cerco di trovare qualsiasi cosa da analizzare. Wow. You okay? Yeah, just some shade. Nothing major. Appunto, come dicevo, magari la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, i sottotitoli saranno un po' più piccoli, perché adesso sono un po' ingombranti. Però siamo tornati dove eravamo prima, ditemi di no. There's an open space over these cliffs. Can you make it through? Anything for my captain. Enough of the captain thing. Sì, perché così sono un po' ingombranti i sottotitoli. This place seems like it's big enough for the bunny, right? Yeah, but I can't take her down until that gunk's gone. Care to clean it up? Oh yeah, it'll be our pleasure. Allora, da qua non ci arriviamo. Quindi dobbiamo fare il giro. Ah, dobbiamo prendere tutta questa roba qua e liberarla in modo tale che la navicella possa atterrare. Ci stiamo provando. Diciamo che non è proprio velocissimo questo strumento, eh. Non è molto efficiente. In questo momento siamo in aria. Stiamo volando, ragazzi. Ah, possiamo mirare, ok. A saperlo prima. Ok. All of my tools through the washing machine. Yeah. That storm was rough, and I don't like the look of that river. I'll run some diagnostics on Bunny just to be safe. Now? I was thinking we could do some exploring together. Avoid the boring stuff, you mean? No, I just thought. I know, Ronnie, but I have to take care of the ship first. Look, I'm running a constant scan for the energy signal. Why don't you remove some more gunk and see if we pick it up again? Okay, if you say so, Cap. Just be careful.
Ok. Vediamo se possiamo parlare con il robottino. And a good day to you too, buddy. Vediamo se ci dice dov'è che possiamo andare. Cos'è che possiamo fare qua intorno? Miglioramenti credo non ne possiamo fare, perché dobbiamo sbloccare qualcosina. Abbiamo una mappa? Qualcosa? I think the bunny will like it here. Could be worse, I guess. Ample space, ground seems stable enough. I'm still not happy about the look of that river, though. Come on. It doesn't get much better than this. Who knows what we'll find? Hopefully, the source of that energy signal. You were going on and on about landing here. You're just standing around chatting? Go on! Get out there! Ok, possiamo fare dei miglioramenti, ma ci servono delle risorse. I'm on it. Che non ho idea di dove vadano trovate, però. Questo è il problema. Vediamo. Esatto, non abbiamo le risorse, quindi dobbiamo cercare di capire dove prendere queste risorse. Io intanto cerco di scannerizzare tutto. This glowing stuff sure looks interesting. I wonder. What's up with your attention span? Aren't you gonna find a way up the cliff? I want to do an experiment first. Since this is not worth harvesting, I might as well throw something in it and see what happens. I just need something the right size. Take cover, Kurt. You don't serve. Ok. Dobbiamo prendere qualcosa da buttarci dentro. E cosa? Cosa possiamo usare? Non dobbiamo prendere veramente lui, eh? Così. This could fit. Check the data for me, please. It's really compact. Looks like it could burst any minute. That will do. Ci sto provando. Pollux, I can't rip it off. It roots deep underground. You'll need a proper fix for the glove. If you find some metal ore for the soldering alloy, you could repair it once and for all. If we're gonna stick around here for a while, I'm really going to need it. Raccogli risorse metalliche. Ok, però dimmi come sono fatte queste risorse metalliche. Allora, qua per esempio possiamo salire noi? Non possiamo salire qua sopra? Mi sa di no. Mi sa di no. I comandi non sono fantastici, eh. Però è perdonabile come cosa, secondo me. Allora, dov'è che possiamo raccogliere questi frammenti metallici? Ce ne servono anche abbastanza, perché sono 20. If we're lucky, we might find some good materials around here. Stock for the workbench for free. Aia. Aia. Questo cos'è? Ah, sono questi i materiali metallici. I'm not quite sure what I'm looking for. Is this what I need? Could be useful. Just not for soldering your glove. Ok. Allora andiamo qua sotto, vediamo cosa c'è. Ah, ok, questi sono i materiali metallici. Questi non li possiamo staccare perché abbiamo il guanto scassato. What about this? Anything we can use? All right, there's platinum in there. That should give us solid silver. Go get some more. Ok. Ancora non ci siamo. I never take unnecessary risks. Oh yeah? What about that time on Beta Romulus? Ugh, that foreman didn't even listen.
I warned her. That woman owes you half an arm. I could have died in that shitty mine. But instead, I got you. And this lovely glove. Ok, stiamo. Penso che abbiamo. Ne abbiamo trovati abbastanza già. Ok, Bex. I think I got what I need. Great, head back. Ok, possiamo ritornare. Questo cos'è? Vediamo. A che serve? Sweet. Ah, scendere. Ok, ok. Allora, noi dobbiamo andare a riparare questo guanto. Dove si ripara? Qua. Ok, perfetto, installiamo. Ah, here we go. Good as new, pumpkin. I'll be able to rip up that stubborn alien plant for sure. Stop chatting with your glove and just go pick the damn plant. Perfetto. Allora, adesso possiamo sradicare la pianta. Ma io ci sto provando. Ah, dovevo essere molto vicino. Ok, possiamo metterla là dentro, quella pozza di non so cosa. Son of a... Did you blow something up? Yeah, you could say that. I just grew myself a freaking staircase. A staircase? What? In the energy puddle? Huh, that's interesting. Tell you what, why don't you tell me about it back here? I'm all done, and I'm ready for some chow. In a few minutes, okay? Did you ever get tired? Allora, quindi ripuliamo da sta roba il passaggio, così sblocchiamo un'altra scorciatoia, credo. Ok. Ah, ok, qua ci serve un'altra palla. Ci manca una palla. Se troviamo un'altra palla, possiamo sbloccare un'altra scorciatoia. Che di qua non si va, credo, da nessuna parte. Ok, qua ci sta l'altra palla, che è quella di prima, tra l'altro, che si è rigenerata. Aia. Aia. Non possiamo saltare, però possiamo lanciarla, no? Ok. Da qua si può risalire ora? Sì. Perfetto. E questa la andiamo a mettere in quell'altra pozza per salire là sopra. Di qua non so cosa c'è, se da dove siamo venuti. Wow, this one grew even bigger. Yeah, there's definitely energy potential in this stuff. Right now, I just wish it was edible. Hey, why don't you just grab a gruel snack to hold you over? There's even some sorghum growing in the hydro. Ok, lei ci ha detto di ritornare lì, ma noi stiamo esplorando un po'. So I'm like a walking energy detector now. Your gear should pick up the energy signal if you happen to get within range while you're out there. Esplora il promontorio. Ma ci ha detto di tornare, ora ci sta dicendo di esplorare. Di là non so da dove si va, forse si torna indietro. Io mi devo ricordare di rilevare sempre. Di analizzare sempre, scansionare un po' tutto. Sarei felice di avere uno strumento un po' più veloce, perché ci mette veramente un sacco ad assorbire sta roba. Ok. Qua abbiamo liberato la zona e ci sono altre cose da raccattare. Ok, qua si torna indietro. L'altro passaggio era per scendere e quindi ritornare pure indietro, credo.
1 e 2 li prendiamo. Questi non li possiamo assorbire, credo. Andiamo in giro ad esplorare tutto. This vegetation doesn't look right. It's like the gunk is sucking the life out of it. Let me do something about it. I'll head back soon. Promise. Io ho l'impressione che ci stiamo cacciando in qualche guaio, in qualche pericolo. Vediamo se ho ragione, perché lei ci ha detto più volte di tornare, come se effettivamente fosse pericoloso questo posto. E noi invece ce ne stiamo altamente fregando. Allora, di là non possiamo salire per ora. Ok, e allora. Andiamo di qua un secondo. Io ho visto qualche screenshot, qualche immagine del titolo. Quindi effettivamente potrebbe esserci qualche nemico. Però non ho approfondito, ragazzi. Sono completamente in blind. Cioè, quindi non ne ho idea. Allora, cosa abbiamo qua? Fibre. Oddio, stiamo cambiando zona. Forse abbiamo esagerato. This might take me a while after all. Give me a break. You'd understand if you'd seen what I'm seeing. The gunk's eating everything here. Come see for yourself. Leave my post on an empty stomach. Don't think so. You're right. The gunk is a bloody nuisance. What there is, the more chance of energy gain. Ok, allora, qua dobbiamo fare un po' di pulizia se vogliamo passare. Oddio, non so se effettivamente possiamo passare, perché qua non riusciamo ad assorbire assolutamente nulla. Come facciamo? Non è che moriamo. Ok, allora. Uno è fatto. E abbiamo rischiato. E due. Attenzione, abbiamo trovato qualcosa di nuovo. Bietola alata. Prendiamo tutto. Credo che tutta sta roba ci servi per potenziarci, quindi prendiamo tutto ciò che possiamo assorbire. Questo sembra una sorta di dungeon, perché ha proprio un nome questa zona. Quindi sembrerebbe come se siamo entrati in un vero e proprio dungeon. Spero non sia troppo lungo per riuscire a completarlo in questo episodio 0. Allora, là c'è una lingua che... una di quelle lingue che si srotolano quando finiamo di pulire la zona. Ok. Vediamo un po'. Là c'è qualcosa però da prendere. Che è la nostra palla. Been a while since I nailed a shot, but maybe I still got it. Allora, abbiamo fatto canestro e adesso possiamo continuare. Some of these plants might make a nice stew. Want me to bring some back for you? I cannot be bribed with alien gumbo ingredients. If you find a pack of beer or a tin of coffee beans,
I'm willing to talk. All right, I'll keep an eye out, but don't get your hopes up. Ok, allora. A che punto siamo arrivati? Di là si sale? Non penso. No, non si sale decisamente. C'è qualcosa da scansionare? Sembrerebbe di no. Cosa da risucchiare? Sembrerebbe di no. Ok, di qua c'è qualcosa che possiamo prendere. Anzi no, abbiamo rotto una fonte di metallo molto grande. Qua risucchiamo tutta sta roba. Oh cavolo. Cosa è stato? Cos'è stato? Ah, ok, possiamo scansionare qualcosa di nuovo qua. Cappello rosso. È una sorta di fungo gigante. Here's the river again. Qua sotto c'è il fiume, non conviene scendere, credo. È bella anche la musichetta, d'atmosfera. Why, hello there. You must be the one with the sweet singing voice. Aia, i primi nemici. You guys, on the other hand, are nasty. Vabbè, lo sapevamo che prima o poi sarebbero. Prima o poi sarebbero arrivati, no? Aia. Ma noi abbiamo una barra della vita, per caso? Ok, cerchiamo di risucchiare tutto. Ma se io li butto là sotto. Non so quale sia l'obiettivo in questo caso. Se uccidere i nemici oppure risucchiare tutta sta roba. Per evitare che si rigenerino in continuazione appunto i nemici. Però quell'animale è molto molto bello. Quella sorta di animale. Abbiamo risucchiato qualcosa di alieno a quanto pare. Ok, qua abbiamo purificato la zona. Where are you going, beautiful? There's more life here than we thought, Bex. I've encountered animals. What? Really? Did they have teeth and claws? Some of them did, yeah. If you get hurt, I will kill you. Ok, almeno ci tiene a noi. Devo capire da che lato bisogna andare. Di qua si può andare, effettivamente. Però anche di là c'era qualcosa, Credo. Ah no, qua c'è il fiume, che però possiamo purificare forse. Vorrei effettivamente completare questo episodio 0 ritornando indietro. Però non so da che parte andare. Questo lo dobbiamo lanciare di là, perché noi non possiamo. Ma ci arriva? Penso di sì, ok. Così possiamo anche salire là sopra. Però sto vedendo che ci sono 2000 strade, questa cosa un pochino mi preoccupa, Di là si sale pure. Di qua cosa c'è? Solo qualcosa da raccattare, credo. Ok, meno male, se no ci perdevamo.
Allora, potremmo andare o a destra o a sinistra. Vediamo se di qua troviamo qualcosa da raccattare oppure una vera e propria strada. Ragazzi, c'è più di una strada. Credo. Eh sì. Di qua pure si continua. E mo? Da che lato andiamo? Di qua si può scendere? I had Kurt get a water sample from the river. It's thick with gunk. I hear ya. The stream doesn't look too inviting out here either. What if the camp gets flooded? Punny would not approve of that. Ragazzi, non so davvero dove andare. Ci sono tantissime strade da percorrere. Ne ho già viste tre che mi sono lasciato indietro. This place sure is something else. Magari ritorneremo poi un'altra volta. Là sotto si scende? Sì, si scende. Vediamo cosa c'è qua sotto allora. Questo è un... Ah, questo già l'abbiamo visto. Questo è un... Una mela incastonata. Ah, qua sotto era soltanto per prendere delle risorse. Quindi ci sono delle zone, diciamo, da secondarie, ecco, è soltanto per scoprire delle risorse da raccattare. Qua però ancora non ci siamo stati. E qua non si può andare. Qua si riscende. E dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Ok, siamo qua. Da quel lato ricordiamoci che c'era una strada, eh? Una mappa farebbe comodo in questo momento. Allora, qua non si può andare. Vediamo se possiamo levare un pochino di roba, un pochino di schifo qua. E pulire per bene la zona. Verrà bello lunghetto questo video, eh? Non ho letto il discorso della ferita, mannaggia. Qua noi possiamo scendere, mi sa. Non ho letto come si fa a riprendersi dalle ferite. E questi? Questi non posso fare niente, no? Ok. E questa è fatta. I don't get a proper meal soon, I'm gonna freak out. Any plans of heading back? Hai ragione. It's the most beautiful creature I've ever seen. Just gonna track it a little bit further. If I had a credit for every time I heard you say I'm just gonna. Abbiamo comunque lasciato una parte indietro, eh. Io poi ci vorrei tornare. Non so da dove, ma ci vorrei tornare. Allora, come facciamo qua a salire? Di qua non si può salire, mi sa. Intanto leviamo sto schifo. Questa sostanza noi la chiameremo per sempre schifo, eh. Questo voglio che sia ben chiaro. Ok. E questa pure è fatta. Qua si srotola la lingua.
È difficile sempre quando ci sono tante strade capire qual è la principale e qual è la secondaria, no? Quindi questo è il problema. In quel caso quella era effettivamente una secondaria, ma non potevamo saperlo prima. Scusi. Niente, questo animale non ci caga comunque di pezza. E di qua dove si va? No ragazzi, io non ce la posso fare, ci sono 3000 strade. 3000 strade, questa che strada è? Dove siamo? Dove siamo qua? Il mondo mi piace, eh? If it wasn't for your pig-headed nature, we'd have skipped right past it. Good thing, too. The big corpse would trawl every last bit of life out of this place. Yeah, our connections aren't really the sort that would spend good credits on plants. But if we find the motherload of that energy, we can thank the stars we came first. Questa cosa non la possiamo prendere, purtroppo. Perché credo ci poteva servire. Allora, ritorniamo un po' indietro. Allora, di qua possiamo scendere intanto. A noi ci serve una palla. Allora, qua c'è altro schifo. Leviamo tutto. Ci sta qualcos'altro ancora che dobbiamo prendere, mi sa. Dov'è l'altra roba schifosa che dobbiamo levare? C'erano per caso degli oggetti sferici qua da qualche parte che... Forse qua possiamo passare sotto, sì. Ok. Good thing I'm not claustrophobic. Ma io sì, però. Allora, qua quando cade... Ok, questo l'abbiamo preso. Ora leviamo questo, prendiamo tutto. Qua ce ne stava tanto, mannaggia. Oh, è finito. Finalmente. Maybe the gunk isn't exactly alive, but it seems like it's drawn to living things. Like it's completely off balance. My best theory yet. The gunk is a waste product from some kind of ecosystem related process. Like who? You're eloquent as always. But might not be a bad metaphor. Okay. Questa è fatta. Fast, but I wish you wouldn't run from me. I just want to look at you. Effettivamente questa palla ci serviva anche per un'altra zona. Che però non mi ricordo esattamente com'è. Mannaggia. Dobbiamo fare tutto il giro con sta palla? Vediamo. Ok. E questo è quanto. Niente ragazzi, non lo so come si arriva di là.
di qua. Ok. Allora andiamo qua intanto. Prendiamo i metalli. Tutta sta roba ci sarà molto utile per... sarà molto utile per fare... per i vari potenziamenti, eh. Prendiamo tutto. E ora andiamo avanti. No, 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 no. What? Son, you're brick. Bex? Bex? Ah, damn it. Ok, dobbiamo aiutare la povera bestiolina. Questi sono chiaramente dei, diciamo, degli avversari, dei nemici abbastanza semplici, anche perché sono i primi, no? Ok. Ce l'abbiamo fatta? O ce ne stanno ancora? Ok, anche questa è fatta. Ronnie, I lost your signal. Everything okay? Yeah, sure. It's just I think the animal might be hurt. I want to check on it. Why this obsession with animal care? Just feels like we should be focusing on more practical matters. Not like we haven't got zoos back home. Verifica le condizioni dell'animale. Questo... ok. Se lo troviamo, l'animale. Vediamo di... di arrivare all'animale. Anche che il... anche se l'episodio è venuto lungo. E poi... chiaramente ci lasciamo, anche perché questo dovrebbe essere il secondo capitolo, questo che stiamo facendo. Il primo era proprio l'introduzione del gioco. Ma dove è andato? È di qua? Eccolo. Oh, look at you. Ah, you're okay. You're saying hello, aren't you? Hi. Hi there. All right. Off you go. What the hell is that? Whoa. That thing is massive. Hey, Pax, looks like we're not the first intelligent life on this rock after all. I mean, there are structures all over this area. What? Yeah, there were definitely people living here. I hope you're sure about the past tense. I'm not up for alien encounters. Sure looks deserted. I'll send you some scans. Ok ragazzi, allora non credo che noi possiamo tornare alla... tanto salviamo. Non credo che possiamo tornare, diciamo, alla navicella. Non possiamo migliorarci nemmeno da qua, quindi dobbiamo per forza andare avanti, c'è poco da fare. Quindi io direi che ci possiamo lasciare qua in questo episodio 0. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vorrei continuarlo onestamente. Quindi è stato un video un po' lungo, ma è un video per capire se mi piace, quindi lo volevo approfondire. E, ragazzi, vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale, iscrivetevi anche sull'altra piattaforma per seguirmi e farmi compagnia in live.
Fatemi sapere cosa ne pensate di questo The Gunk con un commento. Io vi saluto, vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao!